Signori, buonasera, continuano i nostri servizi sul nostro territorio irpino, provinciale soprattutto. Ci siamo interessati di sanità, di ambiente, oggi ci interessiamo di scuola. Perché ci interessiamo di scuola? Perché a breve riaprirà la scuola, esattamente il 14 settembre. E abbiamo oggi il piacere di avere con noi come ospite, amico soprattutto, il professor Giuseppe Giacobbe, che è assessore alla pubblica istruzione e desidero essere precisissimo, allo sport, alla sicurezza e all'edilizia scolastica, sempre per il comune, per il nostro comune, per la città di Avellino. Parliamo un po' della, come dire, di questa apertura che ci attende, sulle problematiche connesse all'apertura della scuola. Voi sapete che il comune è competente di alcune, come dire, alcune linee di attività relativamente alle strutture. Allora, iniziamo così a parlare con il professor Giacobbe. Professore, come riapriremo queste scuole? Le apriamo al di là del dato che il Covid sta di nuovo riapparendo, no? Questo virus sta di nuovo entrando in maniera anche abbastanza violenta, ma cerchiamo di essere rispettosi delle norme che devono guidare la nostra vita. E per il 14 settembre le scuole di Avellino, cosa ci attende a livello anche strutturale? Partiamo con un concetto fondamentale innanzitutto. Sì. La norma dice che il 14 di settembre bisogna aprire le scuole, quindi noi con questa data dobbiamo andare un po' d'accordo. È nostro dovere, dovere dell'amministrazione, cercare di aprire nel modo migliore possibile le scuole, sia sotto il profilo della sicurezza e sia sotto il profilo di non creare disagi alla cittadinanza. Questa è la cosa principale. Che cosa può succedere? Noi sicuramente e certamente stiamo al lavoro da circa un mese per reperire spazi idonei, locali idonei, per allestire le aule o nuove aule secondo l'emergenza Covid. In questo momento noi abbiamo grosso modo recuperato spazi, quindi facendo la riconversione di spazi inutilizzati con edilizia leggera, abbiamo recuperato circa 30-40 aule che avevamo bisogno per forza. E con questo recupero, con questo numero di aule, noi riusciremo certamente ad affrontare per bene l'emergenza Covid e quindi l'apertura delle scuole. Che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fittato altre strutture, noi abbiamo cercato sempre di recuperare gli spazi nelle proprie strutture, nei propri locali. Sì. Quindi Leonardo da Vinci nei locali di Leonardo da Vinci, Dante Alighieri nei locali di Dante Alighieri, e in questo modo abbiamo cercato di non creare disagi ai cittadini. Quindi in questo senso dobbiamo stare abbastanza sereni, insomma. Diciamo che noi siamo quasi pronti per iniziare, perché poi non è il tutto dei locali che possono ospitare. Parliamo della sicurezza, no? Sì. Come si sta muovendo il comune di Avellino rispetto alla sicurezza? Cosa si sta ponendo in essere concretamente? Diciamo che noi, come messa in sicurezza dei locali, sì, delle scuole. Sì. Allora, noi abbiamo il 98% degli edifici scolastici del nostro comune che sono tutti quanti regolarmente sicuri, hanno tutti il certificato di sicurezza, quindi su questo siamo perfettamente in linea. E infatti non a caso noi abbiamo fatto lavori di edilizia leggera, non di edilizia profonda. Spieghiamo alle persone cosa significa edilizia leggera. Cioè in un'aula o in un corridoio abbiamo creato due aule con dei pannelli di plexiglass o qualcosa, un po' più pesante, insomma, pesante. Cercando di creare più aule, questa è la cosa di edilizia leggera. Ho capito. Senti, professore Giacobbe, diamoci del tu, ci conosciamo da tanto tempo. Una tua valutazione inizierà alla scuola. Come siamo messi secondo te? Tu hai tutti i dati, tu sei stato un dirigente alto del Provveditorato agli Studi di Avellino. Sotto il profilo dell'organico docente. Beh, diciamo che questa ultima immissione in ruolo cerca di sopperire alle carenze di quelle che sono le carenze ataviche dell'organico delle scuole. Ma adesso con l'emergenza Covid noi stiamo cercando, come provveditorato, come ministero, certamente stanno cercando di operare con i precari.
cioè tutti i ragazzi, tutti i docenti che sono nelle graduatorie, nuove graduatorie di supplenza, avranno un incarico, sono circa, se penso, un 70.000 docenti. E in provincia come siamo, cosa si prevede? Allora, io le posso dire che i presidi che hanno fatto hanno una sorta di monitoraggio per quanto riguarda il ministero, che ha chiesto il Ministero della Pubblica Istruzione. Cioè loro hanno il Ministero della Pubblica Istruzione chiedeva in base alle aule disponibili qual era il numero dei docenti necessari. E tutti i presidi hanno chiesto e hanno chiesto il numero dei docenti che potevano essere necessari. Adesso dobbiamo aspettare però se l'organico effettivamente il Ministero lo invia o meno. E questo quando lo dovrebbe inviare? Questo inizierà il 27, inizieranno le graduatorie. Il 27 inizieranno le graduatorie, quindi dal 1 di settembre al 10 settembre sicuramente saranno fatte tutte queste nomine. Ah, già, quindi avremo... Certamente che sì. Perfetto. Io avrei più problemi invece con la fornitura dei banchi, perché i banchi si dice che dal 7 di settembre fino a metà ottobre arriveranno. Quindi questo è un problema. È un problemino, insomma, da affrontare. Relativamente ai trasporti. I trasporti in questo momento, le linee guida non è che dicono granché sui trasporti. E tra le altre cose i trasporti in città, che quelli che servono come primaria, noi abbiamo due dovete aumentare il numero di navette di scuola bus. Ma non è il problema di aumentare, noi pensiamo invece, noi l'anno scorso se ricordo bene avevamo 34 bambini che utilizzavano lo scuola bus. Quindi bastavano due scuolabus per cercare di sopperire alle carenze, diciamo. Adesso non penso che siano tanti bambini che utilizzeranno lo scuolabus, anche perché per l'emergenza Covid bisogna accompagnarli, bisogna mettere la mascherina, avere il distanziamento. Quindi secondo me diventerà un po' più difficile per i genitori accompagnare i ragazzi presso lo scuolabus, perché lo scuolabus non abbiamo sempre. Poi tra l'altro, se facciamo come prevediamo degli orari sfalsati, cioè delle scuole elementari che entrano in un lavorato, un quarto d'ora inizieranno le scuole medie, dopo mezz'ora le scuole superiori, noi avremo la possibilità di dilatare nell'arco di un'ora gli ingressi alle scuole. Una tua valutazione serena e sincera, la concertazione rispetto all'apertura della scuola tra i vari enti sta funzionando o no? Molto assolutamente, senza indicizia, concertazione programmatica, intendo dire tra enti territoriali, tra gli enti territoriali, in verità come avvisi dei ritardi che in verità a livello nazionale noi parliamo della nostra regione. Noi a livello comunale abbiamo fatto degli incontri e abbiamo ho in programma altri incontri con i dirigenti scolastici e con le organizzazioni sindacali tra il 27 e il 2-3 di settembre, proprio per cercare di vedere che cosa dobbiamo mettere in campo, anche perché le ultime linee guida della scuola dovrebbero uscire come minimo dal 27 in poi, le ultime linee guida. Quindi se non vediamo le ultime linee guida, noi non possiamo eventualmente poi programmare per gli altri giorni. Senti, so che non sei più al provveditorato, diciamo fai altre cose, però un legame col mondo della scuola tu ce l'hai in modo stretto. Sì. Ecco, le problematiche secondo me più serie che ha in questo momento il nostro provveditore, secondo te quali sono? Beh, secondo me è quello proprio di recuperare tanti docenti che devono andare alle scuole, insomma. È molto difficile recuperare docenti, è molto difficile organizzare il mondo della scuola, perché il mondo della scuola è esigente, non solo perché ci stanno i dirigenti scolastici che sono esigenti, non solo perché stanno i docenti che sono esigenti, ma soprattutto perché stanno le famiglie che vogliono e quindi devono essere, come dire, devono essere accontentate quasi in tutto. Ho capito. Senti, un'altra domanda, parliamo della formazione del personale scolastico, cioè a dire, secondo te anche il comune ha un ruolo in questo, cioè invitare i genitori ad accompagnare i bambini in un certo modo, il personale ausiliario delle scuole che deve assumere degli eccetera. Dico, voi state pensando un qualcosa del genere?
come comune che tutte dà consigli, queste... indirizzi? No, non l'abbiamo pensato, ma non perché non lo vogliamo pensare, no, non l'abbiamo pensato perché aspettiamo le ultime linee guida del 27, dopo il 27 che saranno le ultime, spero, le ultime linee guida della scuola, noi potremo eventualmente pensare già di fare dei corsi di formazione per i docenti, sì, ma per l'emergenza Covid, tanto sono corsi di formazione di 24 ore, di... non sono corsi di formazione di 15 giorni, che si possono programmare e svolgere in poco tempo. E quindi state già riflettendo? Certamente che sì, ma anche i dirigenti scolastici stanno lavorando per cercare di fare l'ingresso. In base alle ultime notizie, proprio ho sentito il telegiornale oggi, ho seguito un po' il internet, eccetera, sono previste nelle scuole un vademecum per le scuole di ogni ordine e grado, un referente Covid per ogni plesso, dei registri speciali per ogni plesso, l'obbligo delle mascherine. Ma queste non sono le ultime linee guida, non sono le ultime, perché sicuramente sarà tassativo fare, ma purtroppo questo è tutto competenza dei dirigenti scolastici. Senti, come si sta muovendo il nostro ministro Azzolini? Tutta l'aria Salvini, altri stanno attaccando indubbiamente, però io vedo che le risorse economiche e finanziarie che ha messo a disposizione della scuola sono risorse economiche e finanziarie che non sono mai state messe a disposizione della scuola. Il fatto stesso di mettere in ruolo centinaia e centinaia di migliaia di persone, di programmare altri ingressi di precari, è una cosa che non è mai stata fatta, insomma. È vero che c'è l'emergenza Covid, però è pur vero. Senti, come comune di Avellino, cosa senti di dover chiedere ai genitori, alla città, comprensione nel periodo dell'apertura della scuola? Cosa senti di dire, in base proprio alla tua esperienza, sia amministrativa sia come dirigente del provveditorato? Io penso che ex dirigente del provveditorato, se non c'è la collaborazione tra enti, quindi enti territoriali, enti provveditorato, tra famiglie, tra organizzazioni sindacali, noi non possiamo andare avanti, non dobbiamo andare in ordine sparso. Al di là del fatto che ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni, delle proprie cose, però è importante condividere tutto, perché noi tutto questo lo facciamo per il bene dei nostri bambini, è la cosa principale. Questo ci deve consentire di andare avanti, di mettere nella massima sicurezza, ma pure per non creare disagi a tutte quelle che sono le famiglie che organizzano l'ingresso a scuola dei bambini. Senti, per chiudere questo servizio, questa piccola riflessione, poi noi, per quanto attiene il nostro comune di Avellino, possiamo partire con serenità, insomma, per quanto attiene le scuole, le strutture, tutto ciò che... Posso assicurare le famiglie che come sicurezza delle edilizie scolastiche dei locali è sicuro al 100%. Noi faremo la sanificazione prima, durante e dopo. Sono dati importanti. E dopo pure le elezioni, certamente che sì. Io mi batterò affinché si possano iniziare dopo le elezioni le scuole, perché così facendo noi potremmo eventualmente organizzare ancora meglio l'ingresso a scuola dei ragazzi. Faremo delle conferenze di servizi sicuramente con i dirigenti scolastici, sì, per cercare di programmare meglio l'ingresso, ma lo faremo anche con l'azienda di trasporto, perché non dimentichiamoci che scendono ad Avellino ogni giorno circa 3.000 ragazzi che frequentano le scuole superiori. Beh, io desidero ringraziarti di questa riflessione, speriamo di aver contribuito anche noi a dare serenità. Io spero che per la prossima settimana, dopo il 27-28, potremmo eventualmente rincontrarci per cercare di parlare di quelle linee guida, delle nuove linee guida e quello che possiamo fare. Bene, noi chiudiamo questo servizio invitando, innanzitutto ringraziando il professor Giacobbe per la sua gentilezza e la sua chiarezza, sia espositiva che di contenuti, e lanciamo di nuovo l'invito a conservare le distanze e a utilizzare assolutamente proprio ora in questo periodo le mascherine, perché il virus ci sta di nuovo riattaccando, ma senza allarmi, insomma,
abbiamo un senso di responsabilità e comportiamoci bene, soprattutto nel nostro interesse, ma nell'interesse anche degli altri. Ogni nostro gesto non maturo può causare un po' la malattia di qualcun altro, che anche se non lo conosceremo mai. Quindi la nostra incoscienza può essere causa di gravi danni. Quindi gli avellinesi si sono comportati benissimo, è stata gestita bene l'emergenza Covid, continuiamo a gestirla con tanta serietà e coerenza che abbiamo, diciamo, investito finora, insomma, no? Anzi, un grazie a tutti i vigili di Avellino, al sindaco di Avellino, ai direttori generali delle ASL. Avellino si sta distinguendo per la sua, Avellino e provincia, voglio dire, si stanno distinguendo per la loro sensibilità e per come hanno controllato il fenomeno Covid. Quindi un grazie a tutti e un grazie poi al mondo, all'intero mondo della scuola, a cui rivolgiamo i nostri più cari auguri per il nuovo anno scolastico. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, professor Giacobbe.